In diretta, buongiorno, vediamo un po', buongiorno a tutti, c'è nessuno, ciao, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, ciao, c'è nessuno, iniziamo a esserci, ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Appuntamento pomeridiano. Ciao ragazze. Allora, quanta gente. Ciaone. Ciao Paulino. Allora, ciao Leti. La Ross Ferrari, la Daisy, ciao. Allora, cosa facciamo oggi? Allora, c'era scritto nel programma che oggi utilizziamo le pattine. Quindi chi non si è fornito ancora di pattine deve assolutamente correre a procurarsele. Ricordati che se non hai le pattine van benissimo due pezzi di Scottex, due tovagliolini. Ciao Miki! E qualsiasi cosa che ti permetta di scivolare, ok? Se invece hai dato un sacco di cera al pavimento puoi usare anche sulle tue calze, ma non lo so, io utilizzerei un qualcosa, qualsiasi cosa che ti permetta di scivolare. C'è la Miki, oh Miki, ricordati che quando io ho finito la diretta ti mando un link, perché ragazzi sapete che adesso abbiamo ridotto le dirette perché abbiamo attivato il canale Zoom, quindi chi fosse interessato basta contattare direttamente i nostri social o il numero di telefono dello studio per avere maggiori informazioni e magari partecipare appunto alle nostre lezioni con massimo 8 persone di Zoom, ok? Quindi hai dato la cera in un pezzettino ho dato un prodotto che si scivola, ma spero di... sì, allora, certo sono sul pezzo, è discutibile, ho il terrore quando stacco di qua di non beccarla Miki, che è quella che manda i codici, quindi dopo panico, paura, ma è bravissima, è sul pezzissimo. Allora, siamo... ormai pronti perché sono le 5:30 adesso. Stamattina stai attenta di non cadere, bisogna, anche perché se mi faccio male è un po' un casino, dopo. Ciao Franci, Franci c'è, grandissimo. Quindi, ripeto, chi non aveva visto il post, oggi si usano le pattine, quindi preparate qualsiasi cosa che vi permetta di scivolare. E chi ha problematiche alle spalle, attenzione perché faremo la parte in piedi, ma poi andremo a fare tutte le cose in tenuta tipo plank, ta 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 ta. Quindi vedete voi quello che si riesce a fare, ma è fattibile per tutti, ok? Qualsiasi persona lo può adattare in base a quello che sono le proprie possibilità, ok? Quindi io sarei pronta, se voi siete pronte, vi alzate con le vostre pattine nei piedi. Ciao Vale, ciao ragazzi, ma quanta gente, dai, siamo pronti, adesso iniziamo, è chiaro, aspettavo vedere se arrivava qualcun altro, che aspettavo che arrivasse una che oggi compie anche gli anni, gli volevo fare gli auguri in diretta, invece ancora no. Ciao Monica, ragazze, dai, speriamo che ci facciano riaprire lo studio perché, eccola la Mira! Allora, oggi è il compleanno di una grande donna, di una grande mamma, di una grande moglie, della Mirella, quindi volevo proprio fargli gli auguri in diretta. Auguri Mire! Siamo pronti, via! Sui piedi, pattine ai piedi, subito. Tutto dura un minuto, ma dura un minuto per tutta la lezione. Quindi forza e coraggio, attacco la music, mi dite se va bene. Va bene? Io direi che ci siamo. Ebbene, approfittiamo utilizzando anche questi canali per fare gli auguri alla gente. Io sono calda, tu sei calda? Ti metti le pattine, stai giù, mani qui, alterna, spingo, spingo, spingo. Allora, voglio che il tuo addominale rimanga sempre attivato. Guarda che il mio sedere da qua non fa questo, rimani bassa e spingi.
per un minuto. Io oggi provo senza scarpa a vedere se viene meglio. Spingi, spingi. Non muovere nulla, eh. Puoi tenere le mani lì, le puoi tenere qui. L'importante è che questa parte rimanga ferma. Scivola, scivola. Scivola, scivola. Veloce, 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 veloce. Già dopo 30 secondi, e sono già passati, dovresti sentire la coscia che dice "Weppa!". Hai ancora 10 secondi, eh? Veloci, 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 veloci. 4, 3, 2, appoggia le mani, cammini avanti, tocchi con la mano il pavimento e ritorni. Cammini avanti, tocchi la mano con l'altro pavimento. Sì, tocchi il pavimento con l'altra mano e torni. Toccare il pavimento e ritorni. Vai, tocchi. Vai, tocchi. E torni, il sedere rimane basso. Vai, tocca. Ritorna. Vai, tocca. Quindi ogni volta mi cambi la mano che tocca avanti, eh. Vai, vai. Avanti, tocca e ritorna. Avanti, tocca e ritorna. Avanti, tocca e ritorna. 10 secondi, non mollare. E mi fai l'ultimo. Vieni su. Solo la destra. Spingi. Quindi partiamo con calma. Spingo e tiro, spingo e tiro. Oh, questa qua è sempre leggermente piegata, quindi non stai dritta. Giù, giù. Spingo e tiro, spingo e tiro. Ricordati che devi essere attiva, quindi non è floscia la gamba. Spingi e tira. Immagina di dover fare un solco al pavimento. Dai, spingi, spingi. Forza, 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 forza. Su, su. Dai, dai, dai. Dai che fra 15 secondi rilassiamo la gamba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cammina avanti, tocco la spalla e ritorno. Cammina avanti, tocca l'altra spalla e ritorna. Tuff. Stai bassa, sedere giù, eh. Tocca, tocca, tocca. Cammina, tocca e ritorna. Cerca di non precipitare da una parte all'altra, eh. Forza, forza, forza. Tin, tin, tin. 10 secondi. Forza, forza, forza. L'ultimo, dai. Vieni su. Sinistra. Spingi. Spingi, spingi, spingi. Vado per il fazzoletto mentre spingo. Soggetta allergica, madosca. Vai, vai, spingi e tira. E hop, e hop. E ti ricordo che questa deve rimanere piegata, quindi rimani lì, spingi. Tieni l'addome, devi sentire anche il sederino, a lavorare. Per bacco. Dai, dai, dai. Spingo, spingo. Spingo. 15 secondi. Spingi e tira, spingi. Oh, io sto facendo una fatica bestia, dai. Spingi e tira, spingi e tira. 3, 2,
cammina avanti e flette stendo le ginocchia in modo alternato. Guarda, tieni la posizione, non fare questo, blocca, ok? Se hai fastidio ai polsi puoi stare con l'avambraccio in appoggio. Non ce la fai, appoggi le mani. Ormai ribalto tutto su una sedia, ok? Quindi le alternative ce le hai, ma invece le va a terra, eh? 20 secondi, dai, spingo con le braccia. Sei lì, eh? Forza, forza, che ormai sei alla fine del primo blocco, eh? 3, 2, 1, sui piedi. Rilassati un secondo, 6 minuti sono passati. Prendi un attimo di fiato, metti le braccia lì, affondo alternato dietro, giù, giù, andiamo, giù, giù, da qua, scendo, 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 ok? Spingo e tiro, spingo e tiro. Dai! Dai, dai! Spingi e tira! Giù e su! 30 secondi sono passati, dai! Forza che ce la fai! Giù! Le braccia le puoi anche proprio tenere lì, ma la cosa importante è tenere l'addome. Non sforzare le ginocchia. Gli ultimi 10 secondi. 5, 3, 2, vieni avanti, incrocia. È uguale a quello di prima, ma porti il ginocchio in prossimità del gomito opposto. Torni. Lo puoi fare anche lento, eh? Ne puoi fare un po', ti fermi, riprendi. La parte superiore rimane ferma lì, eh? Guarda, i 20 secondi, ce la fai, ce la fai. Secondi. 5, 4, 3, 2, si in piedi, solo la destra affonda dietro, giù, tira, tira, tira forte, tira. Quando io recupero, spingo con l'avampiede bene a modo e trascino la gamba verso l'altra, giù, giù. Guarda quando scendo questa gamba, non va lì, rimani lì, tac, e stringo il sedere. Dai, dai, 15 secondi, 10 secondi. Dai, 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 dai. Ci sei? Di nuovo avanti. Fuori, fuori, fuori. Lo fai lento. Uno, torna. Uno, torna o veloce se ti va. Ma devi controllare da qui. Porto il ginocchio destro verso spalla destra. Torni. La cosa importante è metterci sempre la respirazione. Quindi non fare cose in apnea e spingi tantissimo con le braccia, quindi non devi cedere, spingo. E allora la domanda nasce spontanea, qualcuno potrebbe dire, ma non facciamo mai braccia? No, vabbè, perché queste cose sono, cioè, no,
Sai che sono gli ultimi 5 secondi. E torna su. Sinistra vai dietro e torna. Giù e su. Giù e su. Scivola dietro e torna. Scivola, tira. Scivola e tira. Giù e. Giù e. Giù e tiro. Giù e tiro. Giù e tiro. Scendi e tira. Scendi e tira. La velocità la decidi tu. Quanti, come? Cioè quanti? Come lo fai bene. Tira. Su. Su. 10 secondi, dai, non mollare. Ti riposizioni, le braccia le appoggi, vai ad aprire e chiudere le gambe. Da qui, andiamo. Tieni l'addome attivato. Spingi con l'avambraccio. Sto facendo il giro. Spingi bene a modo con le braccia, eh. Risucchia l'ombelico. Secondi, dai che ce la fai. 15, 10, 5, 4, 3, 2, sali su, riposati un secondo, riposati. Terzo blocco di lavoro, attenzione, scendo, tocco, torno, scendo, tocco, torno. Scendo, tocco, torno, scendo, tira e chiudi. Te lo faccio da qua. Ho beccato la parte che si scivola un botto. Scendo, tiro, scendo, tiro, ok? Quindi un minuto alternato. Via, andiamo, andiamo. Tocco con la mano, tira. Scendo, tocco con la mano, tiro. Buttando fuori quando salgo, perché la difficoltà maggiore ce l'ho a ritornare a chiudere la gamba, perché è lì che devo contrastare lo scivolamento della pattina. Quindi è necessario buttare fuori, ok? Scivola, chiudi forte, scivola, chiudi forte, scivola, chiudi forte, gli ultimi 10 secondi. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. E mi fermo, cammina in avanti sul braccio, ritorna. Cammina in avanti sul braccio e ritorna. Cammina in avanti sul braccio e ritorna. Ogni volta mi cambi il braccio. Però cammina, allunga, cammina, allunga, cammina, allunga, cammina, allunga, dai! Ci siamo? Dai ragazze, dai! Ciao Giusy! Ciao Dani! 5 secondi! 3, 2, su in piedi, solo la destra, giù e tira, giù e tira, giù e tira, giù e tira, giù e tira. Qui vado a stimolare l'adduttore,
Vedi come tengo poi il piede? Un pochino in extra rotazione. Vado, tiro, vado, tiro, vado, tiro, andiamo, giù, tira, giù, tira, giù, tira, dai, dai, 15 secondi, giù e tira, giù e tira, gli ultimi 5 secondi, e tira, l'ultimo, giù, cammina avanti, ruoto e torno, cammina avanti, ruoti dall'altra parte e torni, cammina avanti, ruoti e torni, ok? Cammina, ruoti, torni, ok? Cammina, ruoti e torni, cammina, ruoti e torni. Vedi, non lo sto facendo velocissimo, però sto cercando di controllare il movimento, ok? Quindi quando tu arrivi lì, non è che fai subito questo, stabilizzi, controlli, vai su, spingi con la gamba, con il braccio d'appoggio e ti allunghi. L'ultimo, su, in piedi, sinistra, giù, tira, giù, tira, giù, tira, giù, tira forte, scendi, tira, scendi, tira, dai, 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 scendi, tira, scendi, tira, ti prego ancora, scendi, tira, scendi, tira, scendi, tira, giù e ancora 15 secondi, forza, 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 giù, tira ancora, giù, vieni con me, poggi le mani, incrocia con la gamba tesa, allungo, 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 te lo faccio vedere da qua, andiamo, lunga, lunga, spingo, spingo, forza, forza, non fermarti. Guarda, abbiamo 20 secondi ancora. 15 secondi. Cinque, quattro, tre, due, su in piedi, recupera un attimino. Ultimo blocco, attenzione, da qua, quella parte che scivolo, incrocio dietro, diagonale, dall'altra, torna. Parti a gambe divaricate, incrocio, incrocio, andiamo, pronti? Via! Sei lì, eh? Il bacino cerca di tenerlo sempre allineato verso avanti, ok? E la cosa importante è sempre controllare la spinta della pattina, ok? Quindi cerca di non perderla e di tirare il più possibile. Stai lì, eh? Dai! Quindici secondi! Puoi anche tenere proprio le mani qui per renderti conto se riesci a mantenere la posizione. Gli ultimi
4, 3, 2, vieni avanti, appoggia le mani, tutte e due le ginocchia vanno in chiusura verso l'addome. Chiudo e torno, chiudo e torno. Vedi, io non vado troppo sotto. Dai, dai, 30 secondi sono già passati, eh. Ora ditemi se non sentite le braccia tremare. Se lo state facendo bene si sente un sacco, io sto grondando. Ho lasciato anche l'asciugamano di là. Forza! Gli ultimi 5, 4, 3, 2, si in piedi, solo la gamba destra. Vai e torna. Incrocia, torna. Incrocio, tiro e torno. Forza, forza. Vai. Incrocia e torna. Oh, ma devi far fatica un po'. Cioè, adesso vi vorrei far vedere. Cioè, io sto sgocciolando. E ho tutto aperto, sto sgocciolando. Io ci sto mettendo... È già aperto. Faccio caldo bestia. Saranno gli ormoni, la menopausa. Lì e torna. Può essere, eh? Perché no? 4, 3, l'ultimo. Riposiziona le mani davanti. Vai tutte e due le ginocchia dalla destra e tutte e due a sinistra. È chiaro? Sei lì, eh? Si capisce, no? Dai che si capisce! Io non vado veloce, quindi non c'è andare anche... Oh beh, se vuoi andare a cannetta vai, però il risultato va bene, anche se vai lenta. Adesso vediamo la Bruna. Apri una finestra. Zia, ho una finestra in casa. L'ultimo. Torna su. Sinistra. Giù e torna. Giù e torna. Giù e torna. Adesso non reggo fino a là, ragazzi. Sono miope. Sono accecata. Giù e su. Giù e su. Dai ragazzi, intanto abbiamo quasi quasi finito. Tira, tira. 30 secondi sono già passati. Dai, dopo abbiamo l'ultimo esercizio. Giù, giù, giù. Oh, io lo sento un casino, eh? Gli ultimi 5, 4, 3, 2, ultimo esercizio. Partiamo in quadrupedia, spingo, sollevo, torno in quadrupedia, spingi, sollevi, torni. Quindi, è l'esercizio di prima, incroci la gamba, ma hai le gambe piegate, stacchi il braccio, riappoggi, torni in quadrupedia ma con le ginocchia che non appoggiano, passi sotto, allunghi, torni, su, 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 su. Dai, è una variante,
che si può fare. C'ho i baffi che sudano. A cannetta. A cannetta. Gli ultimi 4, 3, 2, stop. Riposati. Stradora, ragazzi, cioè, guardatemi, cioè, questi c'è un caldo bestia o sono gli ormoni veramente, cioè, mi vedete, non è che sono andata a farmi una doccia, quindi, madosca santa, che sudata, ragazzi, in collaborazione con, certo, le 16, allora, spero che vi sia piaciuto, mi dite come vi è sembrato. Intanto vi ricordo che domani la lezione con Miki in collaborazione con lo team 059 CrossFit ci sarà alle ore 16, quindi solo per questo sabato abbiamo questo piccolo cambiamento, quindi la lezione, scusate un attimo se è scollegato, la lezione sarà alle 11, alle 16 con la Miki, ok? Vi è piaciuto allora?